L'Italia svolge un ruolo molto importante nella missione Euclid, sia dal punto di vista della realizzazione dei due strumenti, in quanto ha realizzato con la propria industria nazionale delle parti molto importanti, anche piuttosto complesse. La parte invece adesso in funzione ora, che darà il senso a tutta la missione, è proprio il ground segment scientifico, di cui l'Italia è responsabile e l'ASI come primo ente. E c'è una grossa collaborazione dell'INAF, delle università, degli NFN all'elaborazione di questi dati scientifici, ma il controllo della missione dal punto di vista proprio dei risultati per la conoscenza è nelle mani dell'ASI, quindi alla fine abbiamo il ruolo chiave, perché arriveranno immagini, arriveranno informazioni, ma dovranno innanzitutto essere validate e nello stesso tempo interpretate. Quindi è la ricchezza che torna indietro da un investimento così importante in una missione scientifica.